No, ad esempio la provincia di Cuneo c'è di tutto e di più, ogni weekend viene organizzato qualcosa che sia dal mercatino dell'usato al mercatino dei fiori, alle feste, anche il carnevale, tutte queste cose qui. Era tanto bello negli anni Ottanta quando io ero piccolina, ma adesso no. Però quindi portare qualche cosa di nuovo, di frizzante, di sì, vivo, uscire a vedere qualcuno in giro, ad esempio. Questo è un aspetto fondamentale che io nei miei punti ho segnalato come il fatto che Pinerolo, dovendo essere un riferimento per il territorio, deve essere anche un riferimento per i suoi cittadini, esatto, per i suoi giovani che non devono spostare. Per cui sicuramente l'aspetto dell'essere attrattivo dal punto di vista culturale, delle manifestazioni, eccetera. Esatto. Ma mi permetto di dire una cosa, per i giovani, perché i giovani siano qui e lavorino qui e trovino delle opportunità di svolgere la loro vita, non solo quella di residenti che dormono qui e vanno a lavorare a Torino, come me. Io mi sto pensando che cosa può essere fatto. Allora, ho battezzato un po' uno slogan, non più le politiche per i giovani, ma le politiche dei giovani. Che sono i giovani, in prima battuta, essere i partecipanti a una vita che può essere politica nel momento in cui non si presentano alle elezioni, eccetera, certo, ma anche di stile. Una consulta, ad esempio, dei giovani, dove i giovani possano esprimere le loro idee e farsi poi portavoce verso la pubblica amministrazione. Secondo voi è un'idea vincente, un'idea che può... Sì, è un'idea molto bella, assolutamente. E dei luoghi di aggregazione per i giovani, dove i giovani si possono esprimere, sì, eccetera. Quello dei centri culturali, intende quello? Esatto. Sì, quello sì, è molto bello. No, è molto bello quello, anche perché qui obiettivamente non ce n'è, nel senso centri culturali non... Non ce ne sono pochissimi. E voi sareste disponibili a spendervi come giovani per la vostra città? Se ne vale la pena, sì, assolutamente. E con delle idee forti, innovative, ne può valere la pena? Sì, anche perché Pinerolo obiettivamente ha tutto, nel senso un'ora sei in montagna, 2 ore sei al mare, c'è tutto nella città perché trovi tutto, però secondo me non è organizzata... Non gliene frega più di tanto, secondo me. A chi non gliene frega più di tanto? All'amministrazione. Chi allora c'è, cioè, va bene, adesso magari per i pinerolesi va bene, però ci penso sempre di mandare avanti le cose, quindi portare anche gente esterna, mostre, non lo so, non fanno... Qualche cosa da rendere viva Pinerolo. Esatto, almeno di uscire a essere... Oh, che bello, c'è un po' di gente. Grazie. Prego.